Roberto Romano. Dunque, io ritengo importante l'iniziativa della CGL, del forum dell'economista legato alla CGL, dove mi è stato detto che sono stato contato e questo mi riempie di soddisfazione, perché soprattutto personale, in un momento specifico in cui c'è una battaglia in corso che vede il protagonista il sindacato. E per quanto riguarda il documento, io il documento lo condivido integralmente. Come si chiama? Poi c'è stato ben illustrato sia da Laura sia Salvatore Biazza. Per cui non so bene che cosa in realtà io possa aggiungere. Salvatore Devo dire che condivido sia la diagnosi, la crisi che si sta sviluppando in questo momento in Europa, ma anche fuori dall'Europa, è una crisi di domanda. Condivido anche la cura, nel senso che la ripresa può avvenire soltanto sulla base dei consumi collettivi e cambiando il modello di sviluppo, e con alcune indicazioni che qui richiamo nel documento, non so se sono tutte, ma intanto che la banca centrale sia un prestatore di ultima istanza, che il debito sia socializzato, tra l'altro più volte la socializzazione del debito porrebbe le banche in condizione di fare investimenti in portafoglio, il debito comunitario, rompendo quel circolo vizioso di rating del paese che passa alle banche, rating delle banche che passa al paese e via discorrendo, andrebbe anche governato istituzionalmente stabilendo che del salvataggio delle banche deve far carico il centro, cioè qualche istituto dell'Unione Europea. Del salvataggio delle banche statunitensi non si fa carico la singolo Stato statunitense, si fa carico la Federa. Poi politiche industriali, sono responsabilità collettiva, diciamo. Conquistando gli anni, conquistando le accademie, conquistando le burocrazie, conquistando i centri di diffusione culturale. Oggi, insomma, c'è questa battaglia da combattere, battaglia che è stata anche organizzata in schemi molto rigorosi, nel senso che ricordiamoci che l'oggetto è stato essenzialmente l'attivismo macroeconomico. L'attivismo macroeconomico provoca, secondo le concezioni che sono prevalse, un disastro, nel senso che la bassa efficienza che è discorrente, eventualmente inutile, perché la spesa pubblica è causa la spesa privata, esiste un solo punto di equilibrio che il mercato raggiunge spontaneamente per quanto uno lo tenti di allontanarsene, lì se lì viene riportato, che è quello della disoccupazione naturale. E da qui, ovviamente, se non c'è una necessità, o se addirittura sono politiche inferiori o dannose, quelle di attivismo macroeconomico, che poi vuol dire occupazione, piena occupazione, l'unica cosa che rimane è la politica sofferta. Quindi con una concezione in cui la offerta fatta a se stessa crea da sé la propria domanda, bastano delle politiche che ne agevolino lo svolgimento, che sono politiche di funzionamento dei mercati, di destabilizzazione, di regolamentazione, di ritiro dello Stato, diciamo tutta la costruzione teorica della politica. Questo come punto, è un punto la presenza dello Stato, la concertazione, la competizione e via discorrendo.
E l'Unione Europea è stata costruita sull'onda di questa vittoria, per cui noi non abbiamo avuto nella costruzione istituzionale nessuno schema, nessuna concezione che riguardasse la domanda o che riguardasse la crescita. C'era una prima concezione di offerta in cui l'offerta badava a se stessa, ma c'erano condizioni favorevoli, l'economia di scala, la concorrenza, l'eliminazione dell'incertezza legata ai cambi, eccetera, eccetera. Non ha funzionato. Poi è venuto il fascino dell'economia americana, vista come l'esempio vivente delle politiche dell'offerta. Ora, questa economia americana è stata in qualche modo lenta, male, è stata letta con occhi ideologici. Io non arrivo al punto in cui arriva Burke a dire che questa è stata l'unica economia occidentale guidata da un disegno keynesiano. Però è anche vero che tutte le volte che è mancata la domanda è stata creata, e l'economia statunitense è stata regolata, poi era anche un'economia più flessibile. Ma quando c'è la domanda, le aspettative si orientano su questa, gli operatori sanno che verrà creata, che c'è uno Stato dietro che se ne occupa, che non tollera che l'economia scenda o l'occupazione scenda sotto i livelli. Cambia tutto dal punto di vista delle aspettative e dei comportamenti. È ovvio che può anche contare l'economia dell'offerta, ma conta come succederà quando c'è dietro una stella polare che viene percepita dagli operatori. Quindi se qualcosa, noi dobbiamo cambiare proprio la successione, e questo qua al di là degli studi che ci sono. Si possono arrampicare su tutti gli specchi dimostrando ma che sono vicini al vero, ma generalmente prendendo delle ipotesi molto molto restrittive e dei periodi molto molto restrittivi. D'altra parte la cosa non sta in piedi. Noi abbiamo questi tre grandi settori economici a cui sono zero sia nelle variazioni. Allora abbiamo il debito pubblico, che lo Stato che va verso una, perlomeno migliora la sua posizione, quindi come delta, come variazione più. Il privato come variazione è più, perché stanno spendendo, non stanno spendendo, stanno risparmiando, stanno veramente tirando i reni in barca, stanno definanziarizzando. L'altro deve essere il complemento a questi più. Quindi deve essere, come avevo lasciato come esempio, deve essere un attivo di molto corrente. Ma dove lo prende l'Europa? Questi paesi che proteggono l'attivo di molto corrente, se la Germania continua ad essere un attivo di molto corrente. È un problema sistemico. D'altra parte, sempre nell'ambito della spesa che è dell'espansionistica, io leggo sul Sole 24 Ore, soltanto la posizione che insomma poi è deludente, tutti questi tentativi di innalzare la spesa pubblica, che un euro ottenuto dal collegamento dei titoli pubblici è un euro sottratto ai prestiti per le aziende. E quindi da un euro di tassazione al futuro, ma un euro soltanto ai prestiti per l'azienda. Sono queste enormità perché soltanto? Se io mi indebito per spendere, ecco lì che c'è ritorno dove stava. Ma secondo sono due cose differenti, un conto è la parte reale dello Stato che si deve, un conto è quanti euro hanno a disposizione le banche, che dipende dalla liquidità che la banca centrale mette. Ma esistono tutte queste cose, in nome di questo noi siamo anche la Fiscal Compact. Il Fiscal Compact, che dice che il debito può essere un debito non giusto, un debito può essere solo 0,5%, e in realtà già questo leva qualsiasi sensibilità ai paesi che
potessero insomma investire una risposta alla crisi, sostenere le funzioni degli strumenti, ma al di là di tutto questo, lo spostamento della della incidere culturalmente è questione di costruzione, è questione di battaglia politica. Bisogna che la sinistra si metta in testa questo. Romano? È la proposta già. Grazie. 5 minuti. L'appello delle comuni certamente sono una serie di creatori interrogativi che per un attimo provo a prendere interamente sul serio. Davvero sul serio. Immaginiamo che le proposte che sono state avanzate sono adottate a livello europeo. Europa 2020 diventa l'asse portante della policy europea, cioè Europa 2020 che prevede l'aumento della spesa di circa il 50%, che prevede la riduzione del 20% dell'inquinamento, del 20% della produzione di energia rinnovabile, un tasso di occupazione che non le conto a quanto non deve arrivare, la prendo sul serio. L'Unione Europea di fronte a questa crisi assume, beh, è il momento di fare un grande cambiamento. E proviamo ad assumere fino in fondo, uso questa parola, superare Europa 2020 come nuovo paradigma per l'Europa, lo suo coerente. Quindi decide, in base a quello che ha scritto sull'appello, di dotarsi di proprie politiche pubbliche, quindi un proprio bilancio autonomo, definiamo per 3-5% oppure attraverso gli Eurobond, gli strumenti che possiamo comunque immaginare sono stati anche indicati, che servono a in qualche modo a stimolare gli investimenti. Investimenti europei, tesi a supplire la carenza di domanda. Quindi c'è come dire una domanda aggiuntiva. Però nel 2020 come scendete, le politiche di bilancio pubbliche europee come politiche keynesiane di stimolo degli investimenti, questi investimenti rilanciano il sistema produttivo riposizionando dai settori maturi ai settori più innovativi. Questo a livello europeo, che quindi in qualche modo abbiamo a che fare con pazienti, che quando parla di flessibilità induce un certo tipo di flessibilità, basta che non entra nel lavoro, ma passare da un settore indefinito a un settore che è più produttivo. Questo è il modello che in qualche modo tutti quanti possiamo auspicare per cercare di rispondere con le domande a livello europeo. E tutti i paesi europei in qualche modo possono anche beneficiarne. Ed è, come dire, una bella, bella risposta. Qui però secondo me c'è un problema che ciò che Andrea e altri hanno sollevato è che gli investimenti non vanno in tutti i luoghi, vanno dove c'è la possibilità di poter realizzare gli investimenti. Spesso a sinistra si usa un falso slogan, che è questo: le imprese italiane non hanno investito, non investono in ricerca e sviluppo, oppure non investono. Beh, sarà bene che cominciamo a dismettere questo vestito un po' usato e che non ha fondamento, perché gli investimenti privati delle imprese italiane sono equivalenti in rapporto con il prodotto interno lordo a quelli della Germania, non nel rapporto, è chiaro che la Germania è sempre un'economia che è un po' più grande. Quindi non è vero che le imprese italiane non hanno investito addirittura tra il 1999 e il 2001 più della media europea, ma guarda caso, nonostante tutti questi sforzi finanziari per fare gli investimenti, soprattutto in beni strumentali, il prodotto interno lordo medio europeo è cresciuto del 25% in un certo arco del tempo, quello italiano è cresciuto del 10%. Con uno spread, pensiamo in questo caso modo è giusto, di quasi 11-12 punti prodotti per l'Europa di minore crescita dell'Italia rispetto all'Europa. Detto in altre parole, molto più semplice, per avere un punto di prodotti per l'Europa in Italia deve essere il doppio della media europea. Questo è un vero problema.
è un problema di politica industriale, perché non possiamo permetterci, in scarsità di risorse, che tutti gli investimenti realizzati dalle imprese si configurano come un vincolo, non come un'opportunità. Gli investimenti italiani sono un vincolo per il paese. E la situazione è abbastanza drammatica. Quindi questo problema che tradotto, ogni investimento delle imprese fatto per modernizzare la propria struttura produttiva si traduceva sistematicamente in importazioni dall'estero. Ecco perché il prodotto intervenuto non è riuscito a pagare gli investimenti. Cioè la struttura produttiva, se è una struttura produttiva sostanzialmente despecializzata, che non hanno proprio specializzazione, se non in settori maggiori, poteva solo incorporare l'innovazione che veniva prodotta in altri paesi, il risultato che si poteva ottenere era certamente una migliore crescita dei cosiddetti settori maturi del made in Italy, ma la crescita che c'era negli altri paesi che producevano i beni manifatturieri, i beni strumentali, era molto più alta perché il valore intrinseco è maggiore. Quindi ci sarà un problema di continuazione drammatico. Vorrei fare un altro passo, un piccolo passo in avanti. Prendiamo su sede Europa 2020-2020. E quindi l'Unione Europea ha tolto la politica competitoriale di anticipo della domanda. Se oggi noi guardiamo la prestazione, la spesa di ricerca e sviluppo, osserviamo che ci sono alcuni settori più di altri che stanno trainando. La crisi economica è citata da tutti, ma in realtà c'è anche la farmaceutica, che sta di tassi di crescita molto alti, e ho cercato di valutare nel corso di tutti questi anni come il settore industriale italiano si posiziona, cioè se i brevetti più o meno corrispondono ai tassi di variazione di crescita di questi settori, della linea economica. Beh, quello che è intervenuto è una cosa drammatica. Tra il 2007 e il 2010 gli unici investimenti a crescere realmente a livello mondiale sono quelli della linea economica, la produzione di energia eolica, solare, termodinamica e tante altre cose. E quelli che invece hanno fatto per investimenti, sono soprattutto investimenti pubblici, hanno avuto tassi di crescita significativi, pensiamo alla Germania. Ma se io dovessi portare l'Europa 2020-2020 all'Italia, data la sua specializzazione produttiva, abbiamo davanti a noi un paradosso che è di difficile soluzione. Ogni euro di incentivo per la produzione di energia rinnovabile, installazione di pannelli solari, si traduce in lavoro buono per la Germania. Gli idraulici trovano lavoro, ma capite bene che tra gli idraulici e chi produce i pannelli solari c'è un valore aggiunto intrinseco che è diverso. Quindi noi dovremmo riuscire in qualche modo a utilizzare gli investimenti delle imprese che ci sono, non come strumento di importazione, ma come innovatore di nuove attività industriali capaci di anticipare la domanda.